Benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Prima di iniziare voglio dirvi che oggi a Lido Marini c'è stata una grande inondazione e sono vivo per miracolo. Allora, intanto, no, questo è Goku di Dragon Ball GT. Goku contro Vegeta. Giochiamo, vediamo se siamo dei forti Saiyan. I personaggi li ho sbloccati, questa è la prima volta che gioco. Ho visto il tutorial di come si gioca, però. Aia, basta. Che cosa hai fatto? Sei ultra istinto. Puri. Non mi lascerò battere da te tanto facilmente, Vegeta. A parte perché come stai non mi batterò. Aia, 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 aia. Ragazzi, Vegeta è forte. Nei cartoni Vegeta non è mai stato sconfitto da Goku. Ma questa sarà la prima volta in un videogioco. Goku batte Vegeta, boom! E così! Con 3% di aura vinto. Dai, siamo dei forti Saiyan. Ma questo era un allenamento. Allora, ragazzi, eccoci qua. Siamo a boss. Contro Tenzing, non lo scelgo io il boss. Che subito. Oppa. Avanti poco. Oggi Dragon Ball GT è bellissimo, peccato solo che sono nato nel 2011, non nel 2001. Dovevo nascere 9 anni prima. Aia, Tenzing mi fa male. Ok, hai parato all'ultimo. Basta, mi stai un poco stufando. 3% di aura. Quindi sto messo proprio bene. Laura. Ricordo che Tenzing è molto più forte di Goku, anche se è brutto, che non diventa un Goku ultra istinto. Bom 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 bom. Che combo, che combo. Bom. No. Aia. Io ho levato solo 20.000 di vita. E Tenzing è ancora lì. E non ho aura. Laura non è la vita perché non sapesse cos'è Dragon Ball. Tu. Ho uno di aura. Basta, Tenzing, mi stai un po' sui nervi. Yeah.
Anche con l'ultra istinto riesco a batterlo. Goku nella più totale disperazione non si è mai visto. Dopo la rifaccia se perdo. Stiamo combattendo da 4 minuti. E Goku non resiste più, non ce la fa. No, non ci credo. Ecco, ci siamo di nuovo a boss. Oh, ho rifatto vari. Contro Tenzin, contro i vari boss per arrivare a Tenzin. Stavolta non mi batti, eh. Deciso che vinco. Deciso che vinco. Dopo il boss abbiamo una challenge. Se solo una piccola cosa. Aia. Non devi fare Laura, sennò Simone ti uccide. Perché ti uccido comunque. E poi fa tutta Laura. Lasciami potenziare un po'. Ok, 95 di aura. Para questa. Epico scontro. Forte questo demone. Sì, vittoria. Ho battuto un boss. Ragazzi, iniziamo con la challenge. Allora, dovremo battere tutti, tranne me, giustamente. Inizierò con questo personaggio. Ecco, questo personaggio. Contro. Il primo scontro è contro Goku, ultra istinto. Andiamo. Dopo c'è di nuovo Tenzin, però non posso. Allora, non mi confondo le idee, quindi non mi trasformo in ultra istinto. Ma penso che lo farò con Vegeta, ultra istinto. No, dai, Super Saiyan 5 è più forte. Perché sta dopo Vegeta, è normale che si può trasformare in ultra istinto. E lo sto distruggendo, ma quanti sono scarsi così? Guarda, non mi parano un colpo. Mi ha tolto solo 10 di vita. Ho ucciso. Ora c'è Goku contro Jiren. Scontro più epico di Dragon Ball Super, perché io quello seguo. Cosa? Lui ha molta più aura di me. Jiren, svegliati per una volta. Ma Jiren è piccolissimo in GT, piccolissimo ma pure forte. Onda Ener. Potenza l'onda energetica. Ma pure Jiren. Basta. Cosa mi impedisci di picchiarti malamente, di ucciderti, Jiren? Cosa? Non ho aura. Come l'ho ucciso? Volevo finire tutto con una Kamehameha, però. Dopo Jiren c'è Tenzin, allora subito premo, ecco perché con le mie onde energetiche che spreco tanta di aura, quel calcio me l'ha schivato. Perché non dice mai Kamehameha? Ah, perché non ci stanno suoni su questo gioco? Ti sei fatto un po' male, Tenzin.
Non ci credo. Progetti nanoaura. Onda energetica. Faccio i rumori. Tocca un classico. Comunque tutti gli scontri in un minuto. Energetica. C'è già sprecato 50 euro. Qua. Affrenditi, cara. Mai. Cosa? Finale onda energetica, quanta di aura, campo finale, onda energetica. Dai, avevo l'aura stavolta. Ragazzi, tocca Vegeta oltre istinto. Aia. Devo caricarmi l'aura, aspetta. Dai, 3 di aura. 5 di aura. L'ho devastato con quel corpo dell'aura. Energetica. Aia. Questo Vegeta fa un po' male. Sta venendo voglia di fare una cosa, non so se posso farla. Allora oddio, sono molto più preciso di Vegeta. Fine tutto con un'energetica. E ragazzi, Lord Beerus. Oddio, non è Lord Beerus. O meglio, è o non è Lord Beerus? No, è Lord Beerus. Scrivete nei commenti se è o non è Lord Beerus, perché ha una maglia rossa. Non hai strategia. O forse sì. Dai. Sei forte, cacca. Cioè di... Nessuno ha idee migliori delle mie. Che se faccio con l'aura quella? Ho fatto veramente l'onda energetica. Urta. Devo avere al massimo 40 di aura. Onda energetica! Ha parato l'onda energetica! Energetica!
Ho battuto Lord Beerus. Ragazzi, Goku contro Jiren del quinto universo. Sì. Ah, come già aveva fatto il colpo? Energetic. Ah! Oh mio Dio. La Kamehameha fa un devasto esagerato. Quello fa male. Colpa dell'aura. Colpa dell'aura. Ragazzi, la challenge finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuta. Un saluto a tutti, ciao!